Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei, i tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: Potete forse far digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro, ma verranno giorni quando lo sposo sarà tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su uno vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e dal vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa il vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuove. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: Il vecchio è gradevole. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, il Vangelo di oggi si apre in maniera abbastanza, come dire, emblematica. Ai farisei non piaceva Giovanni, però pur di andare contro Gesù lo rivalutano nella sua ascesi. Gesù invece per loro era una persona che si dava ai piaceri. Questo ci fa capire una cosa fondamentalmente, anzi due. Potenti o non potenti di quel tempo di oggi abbiamo bisogno di criticare sempre, abbiamo bisogno di distruggere il nemico anche e comunque rivalutando chi a noi non piace. B, dobbiamo capire che le ascesi di ognuno sono ascesi particolari. Gesù era il festeggiato, quindi Gesù è la festa. È un po' come nel Regno dei Cieli, saremo davanti al banchetto di Abramo e quindi festeggeremo, quindi no, non c'è più motivo di piangere, come dice appunto l'Apocalisse, le lacrime verranno asciugate e non ci sarà più pianto. E Gesù appunto era la festa, però doveva essere assolutamente bandito da quello che potesse essere il riconoscimento suo, e quindi anche Giovanni viene in qualche maniera santificato. Ma questo più che altro è appunto perché noi dobbiamo capire che esiste un tipo di percorso per ognuno. Gli scribi e farisei avevano una legge unica e quella legge unica, per quanto possa essere legge divina, viene mal interpretata, perché appunto l'estensione e la misericordia della legge vanno al di là dell'applicazione. Noi possiamo trovare una persona che può uccidere un'altra persona, una persona che fa delle cose cattive, però l'elasticità della legge, la sapienza dentro la legge ci fa capire che ogni caso è un caso a sé. Noi non potremo mai paragonare due esseri umani, non potremo mai paragonare due situazioni. Ogni cosa ha una sua realtà, ogni persona ha una sua realtà. Giovanni era il precursore, Gesù è il Dio sulla terra. Nonostante Gesù si sia fatto uomo, aveva una sua ascesi, che era un'ascesi di Dio. Nonostante Giovanni fosse stato l'uomo migliore sulla terra, aveva una sua ascesi. Elia aveva una sua ascesi. Ognuno ha una sua ascesi. Anche lo stesso San Francesco, che si è trovato ad avere un'ascesi quando formò il gruppo dei francescani, si trovò delle persone nettamente inferiori a lui, che non riuscivano a stargli dietro. Ed è stato appunto quando fu abbandonato dalla sua congregazione che capì che lui non poteva pretendere di avere lo stesso modo di vivere che avessero avuto gli altri. Dobbiamo capire che ognuno è fatto a modo suo. Quindi non esiste il ragionamento in cui noi vediamo delle persone che possono avere un comportamento, un percorso di fede, un cambiamento, una propria loro conversione e cadere più volte. Fa parte della vita, no? Fa parte di noi stessi. A Gesù no, probabilmente non interessa chiedere a quello 5 talenti, a quell'altro 2, a quell'altro 1. E avere la stessa ricompensa. Quindi è probabile che quando noi vedremo una persona che farà un servizio minimo alla società, avrà magari convertito una persona rispetto ad altre che ne avranno convertite 10, non cambierà molto quello che è la sua missione sulla terra. L'importante è appunto che la comunità non giudichi mai quello che è il percorso di ognuno.
anche quando il percorso non c'è. Quindi l'apparenza molte volte può ingannare. È un po' come quello che va in chiesa, come diceva appunto il Vangelo, dice: "Ah, Signore, ti ringrazio perché mi hai fatto cristiano, mi hai fatto così, cosa al primo banco della chiesa", e magari quell'altro in fondo dice: "No, ti ringrazio, Signore, perché alla fin fine, anche se non sono un granché, però insomma, ecco, ricordiamoci sempre che dobbiamo essere persone che si convertono ogni giorno, dobbiamo capire che in ogni persona c'è una piccola conversione ogni giorno. Il Signore non ci chiede di essere così tutti i giorni allo stesso modo. Il Signore nello stesso tempo, allo stesso modo, non ci chiede di cambiare. Ci ha fatti così, ci ha creati così, ci ha fatti così, ci conosce così dall'eternità. Dobbiamo solo convertirci, e la conversione passa attraverso e comunque il nostro essere naturale. La conversione di ogni giorno è quella di riconoscere Gesù, che Gesù è il Signore, di riconoscere sua madre, di riconoscere la Santa Chiesa nella positività che dà. La conversione appunto è quella di capire che davanti noi abbiamo un fratello, una sorella nell'indigenza, e non di attribuirgli i valori o di attribuirgli delle situazioni negative perché magari loro erano così, perché non si sono impegnati, perché non hanno fatto, perché potevano. Ecco, la conversione passa da quella situazione lì. Passa dal fatto di riuscire a capire che ognuno è un unico, nessuno è il clone di qualcun altro, anche perché poi Gesù attribuisce a questa seconda parte del Vangelo tutto un suo valore, quando dice appunto: "Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e il vecchio non si adatta", e così fa riferimento per il vino: vini nuovi in nutri nuove. È quello che noi dobbiamo fare ogni giorno, essere persone rinnovate, rinnovate nello spirito, e capire che ognuno ha una propria ascesi, e in quell'ascesi ritrovarsi. Quindi, se gli scribi e farisei avessero avuto l'ascesi di Giovanni a riferimento come l'ascesi di Gesù, le cose probabilmente sarebbero cambiate, la Chiesa avrebbe avuto un riferimento diverso, più pieno e meno in contraddizione con se stesso. Ricordiamoci sempre di questa parabola, e ricordiamoci sempre di quello che è l'opportunità che ogni giorno il Signore ci dona, quello di incontrare persone, quello di incontrare situazioni, quello di incontrare persone con situazioni particolari, e ricordiamoci sempre di non accumulare mai un caso con l'altro, di non diventare scribi e farisei, di mettere in relazione una situazione con un'altra. Ricordiamoci sempre che la conversione passa dall'accettazione, accettare gli altri per accettare se stesso. Qualora tu non accettassi l'altro, non accetti te stesso, perché non accetti il cambiamento. Il mondo cambia sistematicamente ogni 5 anni. 5 anni fa eravamo in un'altra condizione, 10 anni fa eravamo in una condizione totalmente diversa. E ci possiamo fare una domanda: cambiamo noi, cambiano gli altri, siamo migliori di ieri, siamo migliori di oggi? Fondamentalmente non possiamo dire queste cose, possiamo solo capire in noi stessi ogni sera quando andiamo a letto e dirci: sono migliore di ieri, sono migliore, sarò migliore domani, che cosa posso fare di meglio? Come ho accettato la mia croce? Come accetto la croce degli altri? Posso fare riferimento alla mia croce come alla croce del fratello? No. Posso fare riferimento alla storia del mio fratello come alla mia storia? No. Ognuno ha una sua e propria vocazione nel mondo. Dobbiamo solo capire che, come dicevo all'inizio, l'ascesi di una persona è un fattore dovuto. Per San Francesco, quando il Signore gli disse: "Va e ricostruisci la mia chiesa", lui pensò che fosse da attribuire a una costruzione di mattoni a livello materiale. La sua ascesa e la sua esperienza lo fece capire che aveva una missione più grande. Quindi ricordiamoci sempre
non bisogna mai a quelle che sono le apparenze, a quello che può essere un'apparenza anche di una frase detta dal Signore. Non fermiamoci mai davanti ad un Vangelo, cerchiamo sempre di estrapolare quello che è stata l'esperienza di tanti santi e allora veramente riusciremo a capire noi stessi, perché riusciremo a capire gli altri. E se capiremo gli altri, perché capiremo noi stessi, avremo capito anche Gesù. E forse avremmo capito anche perché siamo al mondo. Sia lodato Gesù Cristo.